Ciao a tutti, sono Lorenzo Caggiani, Partner Technology Manager per YouTube. In questo video vedremo come poter andare a creare un Google Spreadsheet per gestire la lettura e la scrittura dei metadati legati a un canale di YouTube. Per far questo dobbiamo andare a creare un Google Spreadsheet. Una volta abilitato per la comunicazione con le YouTube API, come abbiamo visto nel video precedente, possiamo sfruttare questa integrazione per creare uno script che gestisca la lettura e la scrittura dei metadati legati ai video di YouTube. Per far questo, andiamo a sfruttare la possibilità di Google App Script di arricchire i menu dei Google Spreadsheet. Andiamo quindi a creare un menu customizzato che andrà a richiamare due funzioni. Una funzione per la lettura dei metadati dei video, get video metadata, e una funzione invece per l'aggiornamento dei metadati legati ai video. Andiamo quindi a vedere nello specifico che cosa la funzione get video data dovrà fare. Innanzitutto andiamo a identificare una data range su cui vogliamo operare. Andiamo quindi a eseguire un loop per il data range identificato. Se sto andando a lavorare con la prima riga, andrò a impostare i titoli delle colonne, video ID, titolo e last update. Per le righe successive, invece, andrò a reperire il video ID dalla prima colonna e se il video ID non è vuoto, andrò a richiamare la funzione YouTube Video Title, passandogli il video ID. Funzione YouTube Video Title, la funzione che abbiamo creato nel video precedente. Tale funzione accetta come parametro d'ingresso il video ID, esegue una chiamata alla funzione YouTube Video List attraverso l'oggetto YouTube e passandogli l'ID e l'API Key ritorna il titolo del video in oggetto. Questo video lo andiamo a impostare nella seconda colonna della data range. Nella terza colonna invece andremo a impostare la data di esecuzione dello script. Andiamo quindi a vedere come eseguire la funzione che abbiamo appena creato. Come potete vedere, abbiamo un menu customizzato all'interno del Google Spreadsheet dal quale possiamo andare a richiamare la funzione getVideoData. Eseguendo la funzione, verranno ritornate le informazioni relative al titolo dei video ID impostati nella prima colonna e la data di esecuzione della funzione. Vediamo ora come impostare la funzione di set video data affinché una volta che aggiorno i metadati del video all'interno del Google Spreadsheet possano essere ripropagati all'interno del backend di YouTube. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa la funzione setVideoData dovrà fare. Come la funzione precedente, andrò in prima battuta a identificare un data range su cui voglio operare. Eseguendo un loop per il data range, se vado ad analizzare la prima colonna, andrò a impostare i titoli. Rispetto alla funzione precedente, impostiamo anche una colonna dello stato di esecuzione della chiamata. Per le righe successive, invece, vado a recuperare il video ID e il titolo che voglio impostare nel backend di YouTube. Se l'ID non è vuoto, allora vado a richiamare questa funzione YouTube set video title passando video ID e video title. Andiamo a vedere nello specifico che cosa deve fare questa funzione. La funzione YouTube setVideoTitle accetta come parametri video ID e title. Affinché la chiamata di aggiornamento dei metadati di un video funzioni in modo correttamente, devo passare un intero oggetto video resource. Per recuperare la configurazione attuale del video resource, faccio una chiamata all'API video list, passandogli il video ID e l'API key,
che abbiamo precedentemente configurato. In questo video resource, quindi vado a aggiornare il titolo del video e passerò il video resource aggiornato alla chiamata video update, passandogli oltre a video resource l'id, i parametri che voglio che vengano ritornati, quali id e snippet. Se il titolo ritornato dalla chiamata è uguale al titolo che volevo impostare, ritornerò uno stato ok, altrimenti ritornerò uno stato campato. Vediamo quindi ora come richiamare questa funzione dal Google Spreadsheet. Andando nello spreadsheet, aggiorno, abbiamo precedentemente aggiornato il titolo del video, andiamo quindi a eseguire la funzione setVideoData . Vedo che è stata eseguita con successo e aprendo quindi il video in oggetto vedrò che il metadata relativo al titolo è stato aggiornato di conseguenza. Nello stesso modo posso aggiornare tutti gli altri metadati relativi al video caricati su YouTube, quali possono essere la descrizione del video, i tag del video, oppure posso anche creare delle playlist con un subset di video, sempre con la stessa metodologia. Nel video di oggi abbiamo visto quindi come creare uno script all'interno di Google Apps Script per avere un Google Spreadsheet che possa leggere le informazioni di un determinato set di video ID, possa aggiornarli all'interno di Google Spreadsheet e quindi risettare nuovi parametri all'interno del backend di YouTube. Grazie a tutti.